E torna un po' di verde sui mercati delle criptovalute con due giornate boom 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 boom. Ma guardate che cosa ha combinato Ethereum, ragazzi. Proprio due botte proprio verdi di grande levatura, 8,63 e 7,50 in questo momento. Ma non è la sola, perché anche Bitcoin ha dato un suo contributo e ha sfondato dei livelli importantissimi. Ve li faccio vedere, 1 e 2, e si sta avvicinando a quest'area, questa che è proprio l'area che andremo a vedere oggi in questo video. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Quello che abbiamo detto nel video di lunedì è successo in questo caso al 100%. Siamo tornati in grande spolvero ad avere una grande, diciamo, pump del mercato, come ci aspettavamo dalla scorsa settimana e come vi avevo indicato anche nei video di lunedì. Ma non è solo questo il discorso, ragazzi. Vi avevo promesso che vi faccio vedere anche le operazioni che avevo attuato già nel video di lunedì. Vi avevo spiegato che alcune mie operazioni non long dalla settimana scorsa su Ethereum e Bitcoin sono in profitto. Ma come sto gestendo la cosa, e soprattutto che cosa ci ha comunicato questo slancio che vedete proprio sui mercati? Uno slancio rilevante, ma che comunque non modifica in maniera sostanziale quella che è l'attuale situazione, ragazzi, dei mercati finanziari. Vi avevo promesso di farvi vedere anche i miei trade, ed è la prima cosa che andiamo a fare proprio in questo video. Oh, mi raccomando, non sono da copiare, ragazzi. Io vi faccio vedere queste operazioni non perché dovete copiare, non dovete copiare i trader, dovete sviluppare le vostre strategie, però è importante vedere anche cosa fa un trader e perché, e spiegarlo perché, quello che faccio appunto nei miei video, perché vi aiuta tantissimo a capire la differenza tra quando leggete un benedetto manuale di trading o quello che sia, quando fate i corsi eccetera, e poi la pratica, che poi la pratica è la cosa più importante, altrimenti tante chiacchiere e poco risultato. Allora, non copiate, però possiamo andare a vedere quello che abbiamo fatto e per quale motivo, ragazzi. Allora, questo è il trade su Ethereum che avevo preso. C'è anche il long poi su Bitcoin, che potremmo andare a vedere. Per questo tipo di operatività, tra le altre cose, ragazzi, da un po' di tempo sto utilizzando BitGet, queste operatività intraday o comunque più veloci. Mi trovo abbastanza bene, ragazzi, soprattutto per la leva esagerata che ha questa exchange, e ha un sacco di bonus. Quindi io vi lascio comunque il link in descrizione di BitGet se lo volete provare, perché mi hanno dato una promo esclusiva proprio per la mia community, e con la possibilità di avere il 50% di bonus in trading bonus del vostro deposito fino a $200. Quindi depositate $200, potete arrivare ad ottenere $100 di bonus trading, quindi è utile anche per magari fare dei test, eccetera. Vi lascio il link in descrizione, perché solo per i primi 50, ragazzi, questa è un bel benefit. Quando gli exchange danno questi benefit, è giusto andarli a sfruttare, ragazzi. Poi, come sempre, mi date una mano con il link di REF. Poi, tra le altre cose, alcuni di voi mi hanno detto che le fee di BitGet sono alte. Assolutamente no, ragazzi, le fee di BitGet sono le più basse che io ho utilizzato. Se c'è qualche problema, però, che vi risultano delle fee stratosferiche o cose più alte, scrivetemelo nei commenti, perché così andiamo a vedere la questione. Ma a me non risulta, ragazzi, io da quando lo uso non è assolutamente, non c'è nessuna differenza fra quello che è pubblicato. Le fee sono molto basse di BitGet, e quindi, insomma, that's it. Va bene. Allora, questo è il trade di Ethereum su D1, ragazzi. Come vedete, il pricing intorno ai 1003 è stato fatto un accumulo. Perché questo minimo che era stato fatto il giorno 13 di ottobre aveva indicato che questa struttura di Ethereum fosse la fine di un ciclo, o poi c'era un ciclo ternario, che adesso vi faccio vedere anche questa differenza proprio nel video di oggi, quando andiamo poi a verificare questa propria struttura ciclica. Quindi, o era così una struttura ternaria, oppure seguiva Bitcoin, e proprio sul minimo del 13 era stato chiuso un ciclo mensile nuovo. Questo è l'inizio probabilmente di un nuovo ciclo mensile anche su Ethereum, e arriva proprio qui in concomitanza con Bitcoin, in concomitanza con Nasdaq 100 e con tutta l'analisi che ci siamo detti nei giorni scorsi. Ora, questo pump è molto rilevante, sempre così? No, non è sempre così, ragazzi, però è il trade, vengono sviluppati e gli investimenti vengono sviluppati proprio in questioni di probabilità.
Quindi dovete ragionare in termini di probabilità. La probabilità che poteva avvenire una cosa del genere era più alta e quindi è stato fatto un trade long. Ora, cosa farò io personalmente, visto che siamo anche in una fase di livello di supporto notevole, vedete questa resistenza, diciamo, che è stata breccata, questo qui, il, in termini di, dinamici, mentre invece abbiamo la struttura in termini di orizzontali che arriva fin qui. Io seguirò il trend per questa operazione, ma ragazzi, entro domani, perché domani è una giornata clou, poi adesso andiamo a vedere i dati, domani è una giornata clou ragazzi, quindi domani potrebbe essere un po' pericolosetta mantenere questo tipo di operatività, però io seguo il trend, sono a cavallo del trend, vedete cosa significa prendere un trend e entrare in posizione in maniera corretta. Non abbiamo fatto buy the dip, non abbiamo fatto nulla di straordinario, abbiamo preso qui una posizione nell'aspettativa che questa barra di congestione venisse breccata, così è stato, ma una volta che viene il mercato a favore nostro non dobbiamo avere la fretta di uscire dal mercato. Trend is your friend e bisogna seguire il trend, mai tagliare i profitti ma tagliare invece le perdite. Quindi se questa operazione fosse andata in perdita ragazzi, io l'avrei chiusa subito, ma un'operazione che va in profitto così va gestita e se questo inizio di fase pump ragazzi poi dovesse perdurare per tanto tempo, non dovete tagliare le perdite chiudendo in take profit. Un'operazione del genere non l'ho fatta per stare lì un giorno o due, l'ho fatta per un mesetto se riesce a starci. Però è chiaro che avendo raggiunto determinati tipi di target, a questo punto mi proteggo i miei profitti che sono elevatissimi. Adesso vi faccio ridere ragazzi su questa cosa. Allora io adesso vi mostro il rendimento che quei giochini degli exchange portano su questo tipo di operazione e poi vi spiego una cosetta ragazzi. Allora, questo è il rendimento che sto avendo sulla mia operazione di Ethereum, 866% ragazzi, ve lo ripeto, 866%. Allora, fa ridere questa cosa, però voi quando guardate questa roba online dovete fare attenzione esclusivamente a questa questione qui ragazzi, quello che è indicato nella struttura qui che c'è scritto leverage. Io sto utilizzando una leva elevatissima per questa operazione perché ho il capitale a disposizione, in ogni caso l'ho ottenuto liquido, BitGet mi permette di usare la leva e io la uso in maniera coscienziosa perché so quello che sto facendo ragazzi, ma il concetto è che questo tipo di rendimento che vedete, spesso li vedete anche nei video fuffa, nei video farlocchi eccetera, non è il rendimento reale ragazzi, perché il rendimento reale è la percentuale di oscillazione dello strumento sottostante, quindi Ethereum, in base al capitale totale investito. Questo che invece vedete qui è il rendimento in base al margine ragazzi investito. Allora il margine è frutto di leva ragazzi, quindi se usate una leva gigantesca trovate queste percentuali. Se invece usate una leva 1-1-1, quindi 1, la percentuale non è questa, assolutamente. Vi calcolo quanta è la percentuale vera. Ok, percentuale fatta, conto alla mano, vi dovete fidare di me, è il 21,12%. Quindi un 21,12% è un grandissimo rendimento, ci mancherebbe ragazzi, quello è vero, va bene, sul capitale che hai investito, però mi fa ridere perché ogni volta questa roba qui ragazzi, fatevi un po' il conto, noi pubblichiamo. Allora, quando vedete questa roba stellare sulle operazioni, eccetera, ricordatevi di guardare la leva, se la leva è 1, allora è vero un rendimento, ma 862% di rendimento sarebbe impossibile. Se la leva è elevatissima, allora è frutto solo della leva. Poi il rendimento oggettivo è quello lì. Poi bisognerebbe andare a ragionare anche su altre cose, eccetera. Va bene, fermo restando questo discorso qui dell'operazione che vi indicavo, al momento sto seguendo questo tipo di operazione anche su Bitcoin, ragionando sulla giornata di domani e dopodomani. Poi prenderò probabilmente delle posizioni diverse, quindi se mi va in trading stop chiudo le operazioni per questa fase, se invece mi va a target potrei anche decidere di uscire ragazzi. Sicuramente l'operazione su Bitcoin uscirà a fine mese, questo io ve lo dico perché stiamo seguendo una strategia sulla Academy che è una strategia mensile, va bene. Su BitGet ragazzi vi lascio il link in descrizione e mi aiutate con Ref e vi prendete questo bonus per tradare eccetera, ma vi faccio vedere anche un'altra cosa. Passiamo alla questione dei dati, analizziamo i dati, questi sono quelli usciti oggi degli Stati Uniti, là di vendita della nuova occupazione è superiore al previsto, le scorte di petrolio sono peggiorative ma non così tanto secondo me come il mercato si aspettava. Questo significa che in sostanza l'economia regge, questo è il significato ragazzi, nonostante i tassi
sparati alle stelle del Fed, l'economia regge, l'economia States è forte, forte, forte. Questo significa che la Fed ha maggiore possibilità di alzare i tassi, ma anche che comunque il mercato risponde in modo positivo. Secondo me i mercati in questa fase stanno un pochettino vedendo se la Fed riesce a controllare il tasso di inflazione senza fare tantissimi danni a livello macro. Quindi tra una settimana o due, secondo me, dopo la giornata di domani, che sarà molto rilevante, vi faccio vedere i dati di domani, quelli che usciranno, secondo me il mercato si sposterà da novembre in poi a ragionare su quanto impatto sulla recessione hanno i rialzi dei tassi. Quindi si sposterà l'attenzione da metà novembre in poi, non più sul tasso di inflazione, secondo me, e basta, ma anche su quanta fase recessiva i mercati vanno ad avere. Quindi attenzione, secondo me, nei prossimi mesi ci sarà da divertirsi, è una figata pazzesca questo periodo, ragazzi, perché vi aiuta tantissimo, fate un'esperienza impressionante e ovviamente, siccome questo è il periodo più importante di tutti, siccome questa è la cosa che dovete stare a guardare con gli occhi sgranati così, tutti se ne sono andati e si disinteressano alle cripto, perché ovviamente quando succedono le cose che servono non c'è nessuno. Poi quando siamo di nuovo in bull run e andiamo a galoppo con bolle senza senso, tutti di nuovo si è comprato quel titolo. Mannaggia, 200 anni gli investitori, bias psicologici degli investitori, sempre uguali ragazzi, sempre uguali da 200 anni, mannaggia. Allora, la cosa che si ripete più di tutti nei mercati finanziari è l'atteggiamento umano, gli errori umani. Allora, questa è la giornata di domani, PIL, secondo me la cosa più importante, richiesta di sussidi di disoccupazione, c'è il tasto della BCE che però è già scontato che salirà, eccetera, quindi niente di che. Vedremo cosa dirà comunque a Carola Lagarde intorno alle 4 orario italiano e va bene, ma secondo me 2,5 PIL degli Stati Uniti, richiesta di disoccupazione, sono i dati più rilevanti che sono market movers per la giornata di domani. Passiamo a un'analisi invece di quelle che sono l'analisi ciclica, un briefing ragazzi, perché ne abbiamo già parlato la scorsa settimana, però abbiamo dei dati aggiornati e soprattutto una cosa che secondo me dovremmo riportarci: Ethereum secondo me sta indicando che il ciclo annuale l'ha chiuso a giugno e purtroppo questo non è un bene, ecco, nelle cose diciamo che vanno poi più in là non è un bene. Andremo però poi con calma a vedere la questione. Allora, intanto andiamo ad analizzare Bitcoin. Bitcoin ha iniziato un nuovo ciclo mensile dal 13 di ottobre. Questo è l'esploit, come si dice, la parte up del ciclo mensile di Bitcoin. Sembra abbastanza forte rispetto a un ciclo semplice mensile, perché probabilmente è iniziato anche su questo minimo un nuovo ciclo trimestrale, cioè un ciclo che non soltanto rappresenta l'andamento del ciclo del mese ma anche del trimestre, perché infatti sul minimo di ottobre probabilmente Bitcoin ha chiuso anche un trimestrale da 117 giorni. Ora ragazzi, se da qui in poi, come sembra, è iniziato un nuovo ciclo annuale anche per Bitcoin, insieme a Nasdaq, insieme ad Ethereum, a questo punto e a tantissime altre cripto, la questione non è bella, ma ne parliamo la prossima settimana, perché voglio approfondirla in maniera molto precisa questa cosa. Non è bella perché sia Nasdaq sia Bitcoin, teoricamente, anche se Bitcoin è proprio di una spunta, quindi potrebbe evitarlo, hanno un ciclo annuale che, se è iniziato a giugno, è diventato già ribassista nello scorso minimo, proprio quello di ottobre. Questa cosa non è un bene, ma non è neanche anomala, perché in effetti non ci aspettiamo un ciclo annuale di bull run, ma ci aspettiamo un ciclo annuale tendenzialmente laterale, o meglio non troppo rialzista. Quindi ragazzi, secondo me da questo minimo in poi noi dovremmo andare a ragionare su una questione che è l'unica che possiamo tenere in considerazione: se questa struttura di rialzi continuerà nelle prossime settimane barra mesi, andando a breccare 25.000, 24.005 questo livello, allora attenzione, perché qui è stato chiuso il ciclo annuale di Bitcoin, quindi a ottobre, però Ethereum non dice questo ragazzi, è quello il problema, quindi è neanche Nasdaq, quindi insomma bisogna un po' andare a riflettere. Qualora questa cosa non fosse così, questo massimo non lo andiamo più a rompere fino a luglio prossimo. Questa è una grande informazione per i trader ragazzi, perché significa che questo rialzo, se fosse così, questo rialzo alle settimane contate, va bene, possiamo stare su per un po' di tempo, ma non ci sarà
tanto esplosivo, nemmeno per Bitcoin. In effetti, io per il mese di ottobre ho un target massimo di questo boom intorno ai 21,6-21,8, se proprio le cose vanno benissimo. Vi faccio vedere anche la linea che avevo già delineato, quest'area qui, questa è la zona. E più di questo, ragazzi, per ottobre, per questi giorni, domani, dopodomani, non lo so, ma non la vedo fattibile. Dovremmo stare molto attenti a questo atteggiamento, però io qui vi ho buttato la zippa, come si suol dire, dalle mie parti, e vi ho indicato che se questa zona qui, se questa parte qui è stata breccato il minimo del ciclo annuale, non c'è trippa per gatti, e a quel punto, ragazzi, si deve andare a ragionare in maniera differente, perché insomma, ragazzi, qui vedete la struttura di giugno deve essere in un certo qual modo poi recuperata da Bitcoin. Come vi dicevo, Bitcoin non ha breccato veramente i minimi di giugno, però ci è andato molto vicino, quindi Bitcoin ha ancora la possibilità di fare un trend rialzista, ma Nasdaq no, ragazzi, quindi le cose si vanno a complicare. Comunque poi facciamo così, un video dedicato solo a questo, perché dobbiamo parlare in maniera approfondita, lo facciamo la prossima settimana quando torno da Lugano, perché sarò in Svizzera questa settimana, proprio parto di nuovo domani, andiamo in Svizzera, Lugano Plan B, vediamo che novità ci sono, vi tengo aggiornati con delle storie, dei reel su Instagram, iscrivetevi al canale Instagram, ragazzi, link in descrizione, gratis ovviamente, Instagram, io ve lo ripeto perché ogni tanto qualcuno di voi mi dice ma non è gratis, è tutto gratis, tranne l'Academy, ragazzi, per ovvi motivi. Ok, allora, il canale Instagram, Reel e storie, vi tengo aggiornato su quello che succederà a Lugano, secondo me sarà più bello di Amsterdam, sono sincero, perché secondo me vedremo dei case study più pratici rispetto alle tante parole che sono sempre belle, insomma abbiamo visto però ad Amsterdam in Bitcoin Conference che non è stata proprio un granché. Va bene, allora, detto questo, ragazzi, questa è la situazione di Bitcoin, questo è il mio target, area di arrivo, vediamo se ci arriva domani, dopodomani. Da domani, dopodomani in poi, mi tengo un po' largo con le mie decisioni, perché dopo, insomma, la fine di ottobre, insomma, questi giorni, probabilmente questa fase up potrebbe terminare. Allora, anche Ethereum ha fatto questo tipo di struttura, probabilmente qui non abbiamo un ternario ma abbiamo un ciclo unico da 45 giorni che è andato a chiudere tutta questa fanfara, identico a Bitcoin, quindi qui 117, nuovo ciclo trimestrale probabilmente sul minimo di 13 ottobre. Ancora una volta avete visto, ragazzi, come l'analisi ciclica è utilissima nel indicarci delle aree di probabilità a favore di un long. Quella era un'area di probabilità a favore di un long, l'abbiamo sfruttata poi con analisi tecniche e tutto quello che è l'operatività di un trader, e questa volta è andato molto molto bene, va bene? Così si va ad operare, questo serve l'analisi ciclica, ragazzi, a darci delle indicazioni di probabilità dove la probabilità è maggiore verso una fase up, maggiore verso una fase down. A seconda appunto di quello che la ciclica ci indica. Questo è un trimestrale, se così fosse probabilmente avremo un ciclo mensile che sarà rialzista. Rialzista significa che non si scende sotto questo minimo, e non credo proprio che sia così. A questo punto, ragazzi, Ethereum potrebbe tranquillamente andare a fare un ciclo mensile di questo tipo e a chiudere il mensile a metà novembre, che invece è una data molto importante secondo me, perché da lì in poi, se i mercati americani inizieranno a spingere perché magari c'è la fase di chiusura dell'anno e quindi ottobre, sapete, verso da ottobre novembre in poi i mercati tendenzialmente non bias rialzista, perché vanno a salire per chiudere anche bilanci positivi dei fondi e tutto il resto. Se questa volta, quest'anno, avverrà questa cosa, può essere che stiamo su fino appunto a dicembre. Ethereum non ha, a differenza di Bitcoin, non ha legami di natura ribassista, perché in realtà ha fatto un trimestrale al rialzo, vedete, ragazzi, indicando che probabilmente, come vi dicevo, questo minimo di giugno è il minimo dell'annuale. Bitcoin è in pericolo, non ha un vincolo ribassista, lo vediamo nel prossimo video, ma è leggermente in pericolo, mentre Nasdaq lo avrebbe ribassista. Questo massimo quindi Ethereum lo può raggiungere e anche superare, non ha vincoli di natura ciclica, ragazzi, poi che la questione sia difficile, ok, però è possibile che avvenga una cosa del genere. Secondo me, se avviene una cosa del genere, avviene proprio entro la fine dell'anno, i primi del 2023, perché poi si passa
nella seconda parte del ciclo annuale, e se Nasdaq non ci indica una via diversa da quella che vediamo, a quel punto poi non avremo tanta fuffa, comunque tanta spinta, diciamo, e quindi è un po' pericolosetto. Però Ethereum è molto forte in questa fase, ha sbocciato, come si suol dire, ragazzi, proprio anche su Bitcoin, ha dato molta grinta, e quindi bisogna tenerlo in considerazione. Il breakout di questo livello di resistenza è molto rilevante, e questa è la zona poi di successivo equilibrio, quindi probabile che nei prossimi giorni, se questo break viene confermato nella giornata di oggi e domani fa uno spike, si va a fermare intorno ai 16,5 circa come area di struttura, e dopodiché inizia a fermarsi probabilmente in questa fase. Se dovesse spingere ancora di più, aspettatevi un nuovo massimo, perché una cosa del genere nell'arco di pochi giorni è significativo di una nuova fase molto più potente di quella che ci aspettavamo. Però secondo me si ferma qui, ragazzi. Ecco, questo è quello che vi dico. È anche per questo che la mia posizione long su Ethereum sarà estremamente prudenziale nei prossimi giorni, e terrò molto presente questi livelli che vi ho indicato. Tra le altre cose, anche le position holding, quindi quelle che io gestisco come hold position, ma le ho date in passo a un trading system che pubblico in Academy, sono ritornate long proprio qualche giorno fa, prima di questo pump. Ben venga, in questo caso ci ha regalato, diciamo, un grande pump, e vedremo di gestire anche quelle lì. Va bene, allora fatemi sapere voi come state gestendo queste operazioni di trading, e se siete riusciti a cavalcare questo pump. Avete visto come i mercati vanno presi dalle redini, non è per niente facile stare sui mercati, quindi tutte queste informazioni che diciamo vi dico, ragazzi, sono utilissime se le sapete utilizzare. Quindi invece magari di fare contrasto, a volte è meglio assorbire i concetti giusti e il mindset giusto, che è quello che vi servirà. Il mindset vi cambia la vita, da investitori o da trader, è imprescindibile. Anche un investitore non può prescindere dal mindset giusto, ragazzi, anzi un investitore buy and hold ancora di più di un trader, perché ha un rischio abnorme accollato sulle spalle, va bene? È quello dell'intervallo di del mercato. Va bene, per oggi è tutto, fatemi sapere cosa state facendo voi, come sempre nei commenti scrivetevi tutto quello che state facendo, se siete riusciti magari a cavalcare questo trend, e magari se avete qualche dubbio, perché no, buttatelo lì, che magari diamo qualche informazione anche nei commenti YouTube. Ciao a tutti, e ci vediamo su Instagram, nei reel e nelle storie, da domani a Lugano, Lugano Plan B. Ciao ragazzi!